La differenza fra una fondazione di origine bancaria e una banca sta nel fatto che noi abbiamo nel 1829 generato la banca è stata costituita da 100 cittadini lungimiranti, direi visionari, e con 60 felini cada uno hanno creato una società destinata alla raccolta del risparmio e alla promozione della città anche da un punto di vista dell'attenzione solidaristica. Oggi, da 24 anni esattamente, noi ereditiamo non più l'attività bancaria, l'attività creditizia tradizionale, ma il ruolo della fondazione, che è quello di avere attenzione alla città, promuovere la città sotto una serie importante di punti che la valorizzano e con questo proseguire in quello che è stato il testimone che ci hanno dato questi 100 lungimiranti fiorentini quasi 2 secoli fa. La fondazione ha deciso di aprire la sua sede alla città con un chiaro e semplice intento, quello di far toccare con mano ai cittadini quello che oggi abbiamo il dovere di mantenere e gestire al meglio per la salvaguardia del nostro posizionamento, della nostra istituzione, e quindi far vedere a tutti coloro che ne fanno richiesta la bellezza che nei secoli è stata qui catturata e mantenuta, e con l'obiettivo non solo di farla vedere e farla toccare, ma anche dal nostro punto di vista di avviare un tipo di ascolto un po' più contemporaneo e quindi un nuovo modo di dialogo e di ascolto soprattutto della parte giovane che rappresenta il futuro della città. Nell'ambito dei tanti, per l'esattezza 5 settori di attività della Fondazione, ovviamente l'arte replica un po' quello che è la configurazione cittadina, quindi per noi è il settore più importante da sempre, ma perché l'arte, la cultura, la bellezza sono il petrolio di Firenze. Questa è la nostra materia prima, abbiamo avuto la fortuna di ereditarla da secoli di persone che l'hanno valorizzata, mantenuta, creata, e quindi l'arte e la sua produzione, non dobbiamo dimenticarci che c'è un tema di conservazione, ma c'è anche un tema di produzione, e quindi credo che il contemporaneo sia un filone particolarmente importante per restituire Firenze a un posizionamento che meta, cioè quella della produzione, e quindi la Fondazione insieme agli altri 4 settori, oltre che a preservare e conservare la nostra infinita serie di beni artistici, è fortemente impegnata nel promuovere quelle istituzioni che producono arte, quindi teatri, musica, danza, pittura, eccetera, eccetera, eccetera. L'utilizzo e l'apertura della nostra camera immersiva e quindi della tecnologia, oltre che essere, come dire, una testimonianza di modernità nella nostra offerta cittadina, rappresenta per noi il modo con cui vogliamo imparare e costruire un linguaggio di contatto, di vicinanza ai giovani. È chiaro che la tecnologia, la multimedialità è la forma principe di linguaggio con cui i ragazzi si confrontano, dialogano, e quindi se noi vogliamo, come vogliamo, avere una nuova forma di ascolto e di suscitare interesse nei confronti di queste nuove generazioni, i cosiddetti millennials, oltre a offrire loro un patrimonio di informazioni, di arte e di competenze, dobbiamo evidentemente anche imparare il loro linguaggio, e questo è, come dire, il simbolo più evidente della nostra volontà: usare la tecnologia e la multimedialità per dialogare con queste nuove generazioni. Beh, diciamo, la mia opera preferita in collezione è senza dubbio l'acquaiola di Joly. Credo che la maestosità, la figura di questa paesana che porta l'acqua e che ha una bellezza, a mio avviso, come dire, struggente, non solo sotto l'aspetto appunto pittorico, quanto mi fa pensare alla dignità del lavoro. Quindi l'essere assolutamente dignitosi nel fare un'attività molto manuale, molto semplice, molto, come dire, contadina,
e credo che sia un fortissimo messaggio, soprattutto per i ragazzi, la dignità del lavoro.